The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Buongiorno, allora, niente, stamattina treccia, mi sono sistemato un po' i capelli, mi sono sistemato un attimo gli occhi e questo è il mio semplicissimo outfit, pantaloni a vita alta, sì, perché sono a vita alta, sono appunto a zampa, questo maglione qui che è anche abbastanza leggero, però dato che metto la giacca nuova che tiene un caldo boia, volevo tenermi leggera sotto. Eccomi qua, e questo qui è il trucco di oggi, così, semplicissimo, classico che faccio sempre, e ho messo solamente il correttore, un filo qua sotto, anche sopra, ho risistemato le sopracciglia, eyeliner, ombretto color caffè, marroncino, terra, e ho scolpito un filo di zigomi qua sul naso e basta. Allora io cerco di non far appannare la macchina e stamattina oddio, vado a fare altri esami del sangue. Ho provato la giacca nuova, devo dire che resiste un botto, cioè che non si impregna, l'unica roba è che poi sono tutta fradicia perché rimane tutto bagnato, ma vabbè. Niente, dai, vado, ci vediamo dopo, che piove pure, mi sa che ne metterà in 6 giorni. E nulla, facciamo così, mi levo anche questa mascherina perché sta diventando insopportabile. Ma vabbè, in realtà ce l'ho, come si dice, sono... ecco, che pareva. Appannare tutto. No, dicevo che in realtà sono da sola, quindi sono un po' più serena e non è che la devo tenere. Il certificato ce l'ho perché oggi è il 24, quindi diciamo che non è il caso di muoverci senza certificato. Basta. Andiamo. Ok, si ritorna alle origini. Sono arrivata, Mamma mia, che caldo! E pensare che sono pure leggera, cioè, incredibile sta cosa, incredibile. Aia. La posso fare a tenere sta mascherina? Cioè, la pioggia proprio stamattina non ci voleva. Vado, ci sentiamo dopo. Allora, ragazzuoli, niente, io sono tornata, in quel di Milano. E nulla, adesso madonna mia, sta giacca bella, è nuova, ma cioè tiene un caldo boia, forse un po' troppo. E niente, comunque sia, ho fatto gli esami del sangue, ho dato le urine e poi mi hanno addirittura fatto il tampone, non mi aspettavo neanche di fare il tampone rinofaringeo. Infatti vabbè, tanto non ho pagato nulla, insomma, perché per sé, per l'assunzione, voi non dovete pagare. Tutto molto rapido, però in realtà io avevo fatto solamente il tampone rapido, cioè non avevo mai fatto in vita mia un tampone rinofaringeo e effettivamente dà fastidio, però è una questione proprio di secondi, cioè è sopportabilissimo, ovvio che se durassi un po' di più, cioè io mi sentivo praticamente il tampone nel cervello e no, non l'avevo mai fatto, quindi diciamo che per me anche questa è stata una novità, perché poi un altro conto è quando lo fai, un altro conto è effettivamente poi quando tu te lo fanno, no? Che lì ti rendi conto. Comunque la tipa è stata molto brava, infatti prima volta ho dovuto anche tossire perché mi venivano tipo i conati, però no, vabbè, i conati no, però avete presente quando vi dà un fastidissimissimo, e però è una questione veramente di secondi, quindi cioè credetemi, se sono sopravvissuta io e vi dico che mi ha fatto male più male il come si dice, il prelievo del sangue, cioè in generale fa più male davvero un prelievo del sangue piuttosto che il tampone, assolutamente. Quindi per tutti quelli che hanno paura, oh mio Dio, il tampone, no, assolutamente no, raga, cioè
è una cosa sopportabilissima. Niente, dai, io torno a casa e riesco qua perché ho praticamente tutta la borsa bagnata. Ho mangiato una roba al volo, ma proprio al volo, e meno male che non mi ha fermato nessuno, cioè veramente non c'era nessuno per strada. Sono stata contenta perché onestamente mi avrebbe dato un po' fastidio, ma non perché cioè avessi qualcosa da nascondere, anzi, però date le mie ultime precedenti, problemi, insomma, con perché io a quanto pare non sto molto simpatica alla polizia, quindi se non lo sapete potete andare a vedere le mie storie in evidenza su cosa è successo quando mi hanno fermato i poliziotti. E niente, ragazzuoli, dai, vado, aiuto, torno su a casa che devo fare un sacco di cose. Eccomi qua. Ma infatti tieni in mente questo. Vabbè, è delicato, ma quanto basta, cioè. È delicato quanto basta. Vabbè. Va bellissimo. Vabbè, c'era chiuso dentro un po' come ci siamo conosciuti e il primo viaggio che abbiamo fatto. Sì, Piazza Cavoletti. Sì, e poi il messaggio, cioè la scritta sopra è un tuo messaggio di WhatsApp dei primi tempi. E l'ho preso e l'ho schiaffata dentro. Tu sei pazzo. Bellissimo. Me la sono fatta fare, amore. Me l'ha fatta una ragazza che fa tutti questi lavori qua online. E le ho dovuto anche raccontare un po' il tutto, perché sennò lei come faceva a disegnare le varie robe, e poi lei l'ha fatto e poi me l'ha mandato e io l'ho stampato. Sì. Grazie, amore. Amore, non so se è molto nel tuo stile, però questo ce lo dobbiamo appendere a tanto. Grazie. Niente. Ti piace, sicuro? Sì. Ho già l'idea per l'anno prossimo, per il calendario. Prima stavo manca la fine dell'anno. Ragazzi, mi sono anche allenata alla vigilia. Mi fanno malissimo gli addominali perché sto facendo 10 minuti di puro abs e ogni volta, cioè se vengono fatti bene e piano, fa malissimo, veramente fa malissimo, non riesco a resistere, cioè a volte mi devo anche fermare, vabbè. Niente. Vi metto anche in allegato il video che sto seguendo, perché comunque sia sono 2 settimane di allenamento. Vediamo se riusciamo a farle tutte. Mamma mia, sono devastata. Non la faccio più. Biscotti! Qua mio papà sta facendo praticamente un dolce filippino, giusto papi? What is that? Gata? Ah, gata bato? Ah no? Ah, coco milk. English, che vuoi dire? Sir? Sugar. Allora, questo è il coconut milk, giusto? Che di solito appunto si mette così e poi lo fate andare nel fuoco perché diventa dorato, giusto? Papà annuisce, boom. Di solito mio papà fa questo dolce che si chiama sinokmani. Si aggiunge il riso, il riso? Glutinous rice. Boh, vabbè, il glutinous rice. So cosa cambia tra il riso normale? Eh no, perché è appiccicoso. Ah, ok. E niente, quindi qua penso che ci sia il riso. Wow, una sciopa. Ah, io so. Oh, pure la luce.
Ecco, niente, questo qua appunto è quel riso là che vi diceva mia mamma. E niente, non ci stiamo ancora ammazzando, siamo i tre in cucina, però vediamo. Ok, una volta che è bello cioè rossino, insomma, il latte di cocco, si unisce praticamente il riso, quello lì che avevate visto prima qua. Papà l'ha unito tutto. Poi, papi? Poi ha mescolato con il cocco in pan. Ah, esatto, poi si mette la marmellata di cocco. Devo assaggiare? Sì. Bocca... Ma sarà buono. Alla baja. Ano yung alla baja? Alla baja è pangalitio. Niente, poi si appiattisce così e poi di solito noi lo schiaffiamo in forno. E poi praticamente una volta che avete steso tutto si mette questo qua, che è il coconut jam, è la marmellata di cocco. E si mette in forno così almeno per farlo brustolire un poco e poi si mangia. Io ho aperto i regali di Marco, ma perché li dovevo aprire in diretta, insomma, con
con appunto Marco in videochiamata, e mi ha regalato questo qui che è bellissimo. Aspettate che l'ISO forse è un po' troppo alto. Questo che è il calendario, questo è troppo figo, cioè questo è veramente super figo, e con i giorni così, ed è super bello, cioè veramente. Infatti vabbè, adesso lo metto così e poi tanto lo aprirò a gennaio. Bello. Poi praticamente, allora, io non so che cosa si sia visto, comunque mi ha regalato questo, adesso vi faccio vedere che cos'è, è il SP50 Affordable Drone with GPS, il drone che lui sa benissimo che io, insomma, volevo il drone, eccetera, da un sacco di tempo. E niente, quindi, cioè, vabbè, ve lo mostro così molto velocemente, in realtà l'ho semi aperto e fatto niente. Comunque adesso vado a recuperare gli altri regali e li apriamo. Questo qui è un regalo da parte di Bea, tra l'altro c'è, lei mi ha fatto il bigliettino digitalizzato, adesso voglio vedere se funziona lo scanner, perché mi ha detto provalo e vediamo se funziona, poi magari o non funziona nemmeno. Vediamo, consenti sempre. Oh, mi ha aperto Google Drive, raga. Ma vabbè, cos'è? Kit relax. Fatto di cose semplici, ma spero che possano riscaldare il tuo cuore e donare attimi di serenità. Wow, bellissime. Cioè, mi ha regalato praticamente il bigliettino da Wii, super figo. English breakfast, argilla verde, scrub corpo, cioccolata, necessaria per tante volte addolcire l'animo. Avvertenze, consumarla senza sensi di colpa. Garantisco la riuscita di una tazza abbondante e soddisfacente. Procedimento, aggiungere al preparato 200 ml di latte, latte vegetale, cercando di non creare grumi fino ad arrivare a bollore. PS, tutte le ricette sono state testate esclusivamente su esseri umani e non animali. PS2, la creazione di questi pensierini include uno dei principi eco-friendly. Ecco perché alcuni vasetti possono essere di marmellate, ragù, burro di arachidi. Un caloroso abbraccio e tanti auguri di buon Natale. Oddio, bellissimo. Cioè no ragazzi, no, la Bea è fenomenale. Io non ho parole, veramente. Infatti dopo le scrivo assolutamente. Scusatemi se di là stanno facendo rumore, ma stanno già iniziando a videochiamare, perché nelle Filippine è già Natale. Oddio, vediamo. Allora, questo è lo scrub. Questo è l'English breakfast, argilla verde, che sa che io adoro. No, Bea, ti adoro. E questo è il cocco, se non mi sbaglio, giusto? No, no, vabbè. Cioè, top. La Bea è veramente, veramente top con i suoi regali super originali, ragazzi. Cioè, vabbè, questo è lo scrub corpo. Cacao. Per fare la cioccolata e la maschera. E questo è il tè, ragazzi. Cioè, parliamone. Comunque, grazie Bea. E niente, io apro questo qui, che è il regalo da parte dell'Anna. Io in realtà avevo già aperto la tazza che sto utilizzando in questi giorni. In questi giorni qua, ma cosa mi ha preso? Oh, allora, che figata! Crema mani, wow, vabbè. E questo set, vi faccio vedere direttamente, faccio prima invece di leggerlo. Bellissimo, voglio vederlo. Aspetta, lo apro. Vabbè, io apro, ragazzi, è inutile, faccio prima. No, questa è una maschera per le mani al mango, ragazzi. Questo è il mio prodotto preferito, in assoluto preferito in generale, perché è una crema mani, quindi super top. Cotton Flower, questa qua. Sentiamo. Ah no, cavolo, la devo aprire. No, facciamo che... No, vabbè, la apro. Tanto comunque le uso le creme mani, sti cazzi. Mamma mia. No. Benissimo, l'odore... È super buono. No. No, vabbè. Ho capito che cos'è. È lo scaldino per le mani. Cioè, penso sia quello. Guardate, lo scaldino per le mani fatto così. Eh no, è super cute. Bellissimo.
funziona però, aspettate un attimo, perché se non mi sbaglio, cioè, esatto, c'è il coso dentro, allora è un po' appiccicato per la colla, però sti cavoli, tanto si toglierà una volta che lo pulisco. Dentro c'è una specie di, vedete, no non si vede, comunque c'è una specie di monetina che voi aprite, lui si gellifica tutto e diventa bollente, io adoro questi, cioè... C'è stato un periodo in cui praticamente me le portavo sempre dentro le tasche e me le portavo sempre dietro. Quindi niente, grazie mille Anna, adesso devo scrivere assolutamente all'Anna e alla Bea. Volevo anche concludere il vlog perché in realtà è tardi, mia mamma è anche stata, cioè non è stata nemmeno benissimo, e perché ogni tanto ha questi picchi insomma di ipertensione. Io nel frattempo stavo prima videochiamando Marco, ho dovuto mettere giù perché ho dovuto provare la pressione, adesso poi si è messa a mangiare, si è un attimo tranquillizzata. In realtà non era neanche più di tanto alta, però vabbè, cioè lei si agita in generale, sempre, però in realtà dovrebbe anche fare altre visite, quindi purtroppo siamo in quella fase di transizione in cui stiamo aspettando la visita. Volevo concludere insomma questo vlog facendovi gli auguri di Buon Natale e felice anno nuovo, insomma, tanto poi comunque per Capodanno ci sentiamo ancora. Questo sarà l'ultimo vlog che io metterò, ovviamente vlogmas, però ovviamente poi ritorneranno i contenuti insomma con pubblicazione di un video a settimana / due video a settimana, e ritorno con la pubblicazione normale perché è stato abbastanza un tour de force insomma questo pubblicare quasi ogni giorno. E io vi ringrazio tantissimo per aver seguito i vlogmas o comunque i weekly vlogmas e gli ultimi video che ho pubblicato, perché comunque sia da dopo la laurea mi sono diciamo impegnata a far ingranare di nuovo il canale, quindi mi aspetto un 2021 in cui comunque sia pubblicherò anche dei contenuti anche un po' più carini, inerenti all'infermieristica come piacciono a voi, inerenti studio, organizzazione, lifestyle eccetera. Quindi questo vi dico anche già in anticipo che terrò la pubblicazione tra il lunedì e il venerdì, tendenzialmente cambio perché io di solito pubblicavo sempre la domenica, ma ho deciso che cambio i giorni. Mando un bacione gigante e ci rivediamo insomma la settimana prossima tranquillamente con la pubblicazione normale. Questo è quanto, io vi mando un bacione gigante, tanti auguri. Passate questo Natale nonostante insomma le difficoltà, però spero tantissimo che voi passiate delle vacanze o comunque un periodo in serenità, che sia con i vostri cari o anche da soli. Basta, vado, io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Buon Natale, buone feste e nulla. Io volevo fare anche un altro pensiero a tutti coloro che stanno lavorando in questo periodo, perché tecnicamente anche io avrei dovuto fare insomma... sarei dovuta essere in turno, insomma, poi col fatto che ho deciso di cambiare rotta, di cambiare insomma lavoro e tutto, ovviamente adesso sono rimasta a casa. Però un pensiero va anche a loro, perché devo dire che medici, infermieri, cioè non c'entra proprio niente le festività, perché loro non si fermano mai, noi non ci fermiamo mai. Buongiorno e buon Natale! Oggi è il 25, volevo fare proprio una conclusione con una clip in cui non vedo niente. Raga, mi sono appena alzata, quindi cioè... Comunque, sì, volevo farvi vedere solamente un'altra cosa che ho ricevuto ieri sera e che non vi ho fatto vedere. Questo qui, da parte di mia mamma, che è appunto... Era dentro qua, vedete? Qua dentro, così. Ed è bellissimo, perché è questo braccialetto. Io non l'ho mai avuto così morbido, l'ho sempre avuto rigido, insomma. E si allaccia con questa, con questo lucchetto, ecco, che faccio fatica anche ad aprire, però è della mia misura perfetta, cioè poi sapete che io adoro queste cose, quindi no, questo è veramente stupendo, stupendo, è fatto così. Ragazzuoli, io vi saluto veramente e ci rivediamo la settimana prossima. The most famous reindeer of all, Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. The most famous reindeer of all, Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose.